Salve a tutti, nuova puntata di Non Solo Whisky. Oggi raccontiamo di nuovo il Westworld, ne abbiamo già parlato, ma è un invecchiamento, ne parliamo dopo. Vai. Eccoci, squadra Non Solo Whisky al completo, Lorenzo Giovannetti, Arnaldo Maggiore Vergano, è con noi una bella bottiglia, ma purtroppo niente, sempre un piacere avere ospiti. Oggi parliamo di una serata molto interessante, alla quale siamo stati invitati. Sono andato io, che il buon Lorenzo stava diventando, lo possiamo dire? No, non lo diciamo. E ci sono stati due prodotti che mi hanno colpito in modo tre prodotti che mi hanno colpito in modo particolare. Uno, questo whisky che fa 2 anni di finishing in botti Pinot Nero, Pinot Noir. Noi temiamo sempre finishing in vino, però, come dire, il Pinot Nero è, tu che nasci dalla sommellerie, come si dice, il Pinot Nero è il vino più abbinabile. Se non so che cosa c'è a cena, porto un Pinot Nero. Se lo metti in freddo, lo abbini pure al pesce. Sì, effettivamente il Pinot Nero è uno di quelli un po' multitasking, se poi lavorato in una certa maniera e fatto bene, dà grossissime soddisfazioni. Sì. Un ottimo rum cubano e uno stranissimo gin analcolico. Quando ce l'hanno dato questo gin tonic all'odore, mi fanno: che cos'è? Perché però è un blind taste. E ho scoperto che la botte vergine mi frega, io ho pensato all'inizio fosse un rye whisky. E questo è un gin tonic. No, perché da un'altra parte non ci ha azzeccato nessuno. Poi bevendo ci siamo guardati in faccia, io e qualcun altro, c'era Marco Sciarrini, Parisiani in Roma, Letizia Callù. Ci siamo guardati e dire: sì, ma l'alcol che vi ha fatto non è un gin tonic. Non hanno sentito quelle effervescenze da gin tonic, hanno capito che è. Ringraziamo quindi Rinaldi 1957, esperienza veramente interessante. Ci hanno presentato ben 9 prodotti, anche un'ottima grappa e altre cose. Però devo dire che questo whisky, che è l'unico esempio che sono riuscito a rubacchiare, mi ha colpito. Vediamo ora il buon Lorenzo che ne pensa. È un single malt American whisky. Beh, Pinot si sente. Sì. C'è una bella. Sì, ma proprio vino Pinot si sente. Proprio. Sì. Se lo sai, sì, lo associ subito. Però è vero questa cosa che ti ha confuso con il rye whisky, perché c'è una bella nota. Senti che nota speziata. Sì, speziata. Cannella. E il Pinot ti porta quelle dolcezze che dà il rye whisky. Questo si fa 40-45 gradi. 45 gradi, 90 proof. No. L'alcol è tenuto molto molto bene. Sì. Anche un bel colore, gli americani non filtrano freddo, normalmente non colorano. Sento caramella all'uva. Sì. E c'è anche questa sensazione, mi dà anche la sensazione di un po' terroso, il muschio, il bosco, il ginepro, no? Sì. Sempre con queste note vinose, sì, molto. Interessanti, più appunto dolcezze vinose che vinoso vero e proprio, no? Sì. Poi mi viene in mente ora scomparso l'idea del rye. Sì, c'è anche una bella nota di riconducibile alla freschezza, mi sembra la resina, il pino silvestre. E questo è sempre qualcosa che ti riporta sempre al rye whisky. Infatti questo è... Assaggiamo, perché si fanno usare tanto. Ti dirò che io a un certo punto, conoscendo Rinaldi e sentendo questa parte vinosa, l'ho buttato, ho detto: senti, è un Glenfarclas full sherry, è un Glenfarclas, e mi hanno quasi riso in faccia, effettivamente. Però poi ci ho pensato e ho detto: no, attenzione, questo è o c'è una percentuale di segale o è botte nuova, e quindi ho detto: inizia col W. Assaggio, ed è tanta roba, per ora è tanta roba. Sì, perché poi effettivamente è veramente curioso. In bocca conferma le sensazioni di rye. Però è forse più complesso?
Cioè, sarebbe un Rai importante? Un Rai che dovrebbe costare oltre 100 euro, secondo me. Anche perché senti che strano, c'è quasi sensazione... Beh, quasi sensazione di sottobosco, sì. Speziato. Cucuma, Curry, dolcezza. E paradossalmente non sento all'allo gustativo tanto il vinoso, quanto poi effettivamente lo sento all'inizio dal punto di vista olfattivo. Forse nella persistenza... Si nasconde. Però si nasconde, sì. Bene. C'è, sì, mm-hmm. C'è, però non è importante, sì. Come uno potrebbe pensare, fa 2 anni di botte Pinot. Vaniglia, toffì. Come gusto, per questo è riconducibile molto alla botte nuova americana che spesso assaggiamo, no? Che da vaniglia. Per cui purtroppo queste informazioni sul loro sito non ci sono, quindi un po' brancoliamo. Io faccio un altro sforzo. Però è interessante, è bello, è bello whisky. Sì, devo dire che si fa bere. I 45 gradi molto ben tenuto, molto ben tenuti. E... veramente simpatici. Si vede che si fa bene, sì. Se poi ti tiro via queste 2 gocce che ci sono, ma... uno e due proprio per anche la bottiglia, molto molto sì, bella. La bottiglia, il pack della bottiglia è molto elegante con questa forma, sì. Molto molto bella, e il loro logo anche è carino, molto bello, sì. Mi piace molto, sì. Semplice ma d'impatto. Sei un po' smorzato. Però esce fuori tutta la parte del legno, adesso sento proprio quasi segheria. Esce più la parte legnosa e più la parte dolce. Sì. Però mi è scomparsa la parte Rai, che c'è anche quella vinosa interessante e buona che sì. Gradivo parecchio. Con l'acqua escono fuori anche sensazioni di solvente. Viene in mente proprio il ravvivante per il legno, cioè sto proprio dentro una segheria. Coppale. Sì. Ecco, ora stanno tornando le note Rai e le note vinose. Anche l'idea un po' del sandalo, non so, un e po'... E poi c'è un po' di radice di liquirizia. Sì, è vero, leggera. Sì, radice di liquirizia c'è. Comunque è bello. Perché bello, sembra... Bello. Cioè, sembra quando ci infili il naso dentro, sembra... Insomma, un po' il classicone americano, invece se poi... Invece no. Invece se varia, poi... Cambia, sì, fa... È vero, se invece poi ci stai col naso dentro ci sono tanti aspetti, tanti, tanti sentori ed è interessante, è divertente. Il non so quanto prezzo vuoi. Dovrebbe non essere proprio una cosa easy, ma Gigi Smondo smarcherà. Assaggiamo con l'acqua? Eh sì, dai. Con l'acqua è calmato, l'alcol veramente è ora una passeggiatina. Sì. Però con l'acqua, decisamente con l'acqua, senza acqua. Sì, decisamente senza acqua. Senza acqua rimane decisamente più complesso, più divertente, più forte, perché comunque l'alcol sostiene tutto l'aspetto gustativo ed è assolutamente interessante. Sì, molto più corposo. Sì. E l'unica cosa che forse ho notato è che sia con l'acqua che senza acqua non è lunghissimo, però non ne avevamo molto e quindi... Sì, vabbè. Può essere che un sorso in più avrebbe dato lanciato. La spinta, sì. Lanciato... sulla corsa, sì, del resto. Però ragazzi, tanta tanta roba, complimenti a Westward, complimenti a Rinaldi. Sì, Westward, anche la Simul Malt che abbiamo bevuto poi al pranzo da classe, sì, ci piacque, buono, perché sono buono. Tutto sommato questa distilleria lavora proprio sul, come dire, in Oregon. Sul corpo del whisky, sì, sono tutti molto corposi. Tutti molto corposi ed è divertente. Molto, molto divertenti. Ragazzi, se avete l'occasione assaggiatelo. Sì. Noi saremo al Milano Whisky Festival. Sì. Penso che Rinaldi lo porterà. Se sì. Sei andata a Rinaldi Whisky Festival, a me sembra eccessivo. Al Milano Whisky Festival, chiedetelo, perché sì, questo Westward Pinot Nero potrebbe essere molto interessante. Bevete poco, bevete bene. Alla prossima. Ciao. Death bringer,